Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Salve, sono Rita De Padova. Io sono di Foggia e mi occupo di Emmaus e negli ultimi 10 anni della Fondazione Siniscalco Cici Emmaus. Il mio motto è quello della banca etica, l'interesse più alto è quello di tutti. Ciao Rita, con Rita siamo in Puglia, a Foggia, quindi in un luogo dove la terra può essere ancora una risorsa sul piano lavorativo, verso la quale possono guardare i giovani. Però siamo anche in una terra dove, la Puglia, ma anche il sud in generale, è una terra dove il giovane fa difficoltà, soprattutto se poi allarghiamo la categoria dei giovani, come è giusto che sia, a delle categorie più svantaggiate, più fragili. Fondazione Siniscalco Cici Emmaus sembra che su questi fronti provi a dare una risposta. Sì, è una domanda complessa perché è un discorso ampio e generale, questo del lavoro e del sud. Si fa in fretta a dire che bisogna rilanciare sull'agricoltura, per esempio, che potrebbe essere un nostro cavallo di battaglia nei nostri territori. Ma diventa faticosissimo perché spesso si parla solo di un pezzo del lavoro in agricoltura, non si parla dei prezzi di produzione e quindi ci sono tanti fenomeni di sfruttamento, ma non perché le imprese agrarie o agricole siano tutti dei delinquenti, perché c'è come se il problema non venisse affrontato nella sua globalità. Quindi c'è un lavoro agricolo a condizioni economiche spesso non premianti per il lavoratore, ma dovute anche appunto a questa situazione legata ai prezzi. Lavoro agricolo che ormai è solo dei ragazzi stranieri, perché gli italiani ci hanno rinunciato. Tanti ci portano curriculum per chiedere lavoro, sono disoccupati. Ma tutte le volte che si propone di tornare anche come manovali in campagna, a lavorare nel frutteto, nei pomodori, in ortaggi, veramente si fa fatica.
Quindi questo dell'agricoltura rimane un campo chiuso. Rita, scusa la provocazione rispetto a quello che stai dicendo. Si fa fatica con i giovani italiani che magari potrebbero anche avere un curriculum, un profilo adeguato alla raccolta, cioè al lavoro nei campi, mentre invece non si fa fatica con i giovani che arrivano da altre culture e che magari hanno anche un livello culturale superiore, insomma, vengono anche da studi, magari nei loro paesi facevano lavori pure, con tutto il rispetto, però sicuramente dignitosi. E perché chi viene da fuori si accontenta di qualunque cosa, poi vanno nella disperazione più totale, non perché siano stupidi, hanno a volte dei curriculum interessanti, delle personalità anche magnifiche, hanno dei sogni, però non trovando altro, e per loro guadagnare qui 300 euro in un mese riescono a reggere anche due o tre famiglie in Africa, per cui non si pongono tanto il problema. E quindi questo fa la differenza. C'è tutto un lavoro che si potrebbe avviare anche con giovani italiani, di un'agricoltura tecnologizzata, intelligente, altre vie, perché oggi ci troviamo con vecchi modelli dove il nuovo fa fatica ad andare avanti e dove abbiamo appunto solo giovani stranieri. Per esempio ci sono momenti in cui l'ispettorato del lavoro fa più controlli, le aziende vanno in crisi perché non c'è chi raccoglie il prodotto a terra, e quindi quando si inaspriscono certe linee legislative, che è giusto anche che ci siano, però poi la questione diventa ancora più problematica. Noi come fondazione ci occupiamo di attività sociali, ma abbiamo un'azienda agricola. Abbiamo fatto sperimentazione di ortaggi, di arago, di pomodoro, per cui parliamo a ragion veduta di quello che io sto raccontando, la differenza tra i prezzi e i costi della produzione, entrandoci nel merito, non per sentito dire. Come progetto innovativo, anche grazie a Fondazione Con il Sud, abbiamo avviato da un anno un progetto di housing sociale. Abbiamo trovato queste masserie che oggi sono splendide, penso che le avete riprese, che solo 10 anni fa erano dei ruderi. Le abbiamo risistemate grazie a contributi pubblici e anche all'intervento di Banca Etica. So che voi conoscete la Banca Etica, noi siamo tra i soci fondatori e sostenitori, ma per il messaggio profondo che porta, non perché ci costa meno. È un discorso di scegliere in quale percorso di vita ci vuoi stare. Per questo dicevo anche prima, l'interesse più alto è quello di tutti. Mondi economici, mondi finanziari, mondi produttivi basati sulla trasparenza. A proposito quindi di agricoltura sociale, l'orto sociale, di un certo modo di fare impresa, è possibile recuperare una dimensione educativa in tutto questo? Certo, voi venendo avete visto qui i nostri orti, che noi li abbiamo chiamati orti sociali e che vanno avanti da 7 anni. L'obiettivo che si voleva raggiungere era quello di creare una comunità di territorio, allora l'educatività diventa un fattore collettivo, bisogna uscire dai propri individualismi e ritrovare dei luoghi di insieme. Io penso che possiamo parlare di comunità territoriali diffuse. Allora questo è un primo obiettivo dell'agricoltura sociale. Credo anche che si sta caricando troppo questo slogan agricoltura sociale, ma lo devono spiegare meglio che cosa vuol dire. Diventa uno strumento terapeutico, se diventa uno strumento terapeutico in un percorso di recupero di tanti disagi psichiatrici, di autismo, di spettri di autismo, allora non può bastare l'agricoltura sociale in sé, va associato a tutta un'altra serie di funzioni, quindi non è la produzione che darà la risposta, la produzione è una piccola parte, quindi parliamo di attività terapeutiche. Spesso si fa una grande confusione. Anche chi c'è il nostro orto, nei nostri mercati la verdura si compra a 2 lire, chi viene qua è perché c'è il gusto del chilometro zero, c'è il gusto del mangiar sano, di farsi i prodotti, di sporcarsi le mani.
altrimenti si fa prima di andare in un mercato e con 3 euro ti riempiono una busta di zucchine, insomma. Quindi è un'idea che c'è sempre alla base. Ci stai raccontando di alcuni vostri progetti, guardavo il vostro sito web, ce ne sono tanti altri. Dietro tutti questi progetti però ci sono delle persone, dei volti, delle storie. Puoi raccontarci qualcosa? È bello quello che dici tu, parlare dei volti delle persone, perché vuol dire che non sono utenti, sono persone che accogliamo. Tra le attività che noi facciamo c'è l'accoglienza ai minori, nelle comunità educative, anche in una comunità familiare, ma è stata fortissima l'esperienza del CAS, del Centro di Accoglienza Straordinario. Ci sono passate centinaia di donne, quasi tutte, tante hanno partorito da noi perché venivano da quell'inferno libico e venivano incinte. Adesso vediamo cosa si potrà fare per gli immigrati, perché bisogna riaprire. Noi abbiamo pensato a un'evoluzione con questo progetto dell'housing sociale, mettere a disposizione alcuni nostri spazi per un tempo transitorio, in modo che un anno e mezzo, di fiato, di respiro, la persona si trova il suo equilibrio e poi diventa autonomo. Andrà fatto tutto un lavoro, per esempio, su chi affitta le case, perché non le vogliono affittare. Bisogna pensare a progetti altri di sostegno, perché noi non dobbiamo tenerli solo come assistite le persone, dobbiamo dare alle persone che acquisiscono la loro autonomia. Rita, prima che iniziassi la nostra conversazione abbiamo registrato, preparato delle clip, no? C'eri anche tu. Bene, allora guardiamo queste, ascoltiamo queste testimonianze. E allora, io sono la dottoressa Claudia Cammeo, sono una psicologa e diciamo mi occupo come operatrice all'interno del progetto Housing Sociale. È un progetto che prevalentemente mi occupo della parte legata all'accompagnamento al lavoro. Ed è una parte molto complessa appunto di questo progetto, è un progetto appunto diciamo che è cominciato più o meno nel maggio 2019. Ed è un progetto appunto che, diciamo, la parte dell'accompagnamento è una parte abbastanza complessa perché è una parte appunto che ha come casistica una maggior parte di categorie vulnerabili e nella vulnerabilità ovviamente abbiamo la maggior parte di persone con immigrazione, sentirete anche delle storie appunto di ragazzi che appunto sono stati seguiti in questa fase di accompagnamento. Abbiamo trovato giovani appunto che avevano difficoltà proprio sia a livello di documentazione, di residenze, quindi e anche di diciamo di anche a livello diciamo di motivazioni, di questioni lavorative, quindi spesso e volentieri avevano bisogno anche del semplice curriculum. E quindi abbiamo cercato di seguire queste categorie cercando quantomeno anche di mettere in evidenza le loro potenzialità, perché noi abbiamo sentirete parlare appunto di appunto due storie di due ragazzi appunto che sono laureati, sono persone che vogliono inseguire i loro sogni e non sempre le categorie diciamo legate all'immigrazione o vulnerabili sono persone che devono solo lavorare la terra. Purtroppo qui la difficoltà è proprio quello di dare la possibilità a loro di seguire i loro sogni, infatti sentirete la storia di un ragazzo laureato in ingegneria informatica che ha proprio difficoltà a trovare il lavoro come ingegnere e che purtroppo come unico lavoro è il lavoro in campagna. Però ecco, un ragazzo che non si arrende, come sentirete anche una bellissima donna del Burundi che appunto vi parlerà del suo sogno di diventare dottoressa, e devo dire che noi appunto abbiamo seguito diciamo queste persone sia per trovare una loro dignità in totalità, ma anche per raggiungere il vero sogno della loro vita. Io sono Jerry Usayo More, arrivato in Italia nel 2016, settembre 11, e arrivato con un puma qua settembre 13, perché è arrivato in Sicilia settembre 11. Io sono nigeriano, io studio in Nigeria, all'università, io finisco. Io studio e lavoro ingegnere informatico. E qua non posso
lavoro è denaro informatico perché non ho trovato lavoro qua. Io lavoro con Assi e Maios, la lavoro campagna. Io sono cristiano, io è cattolica, perché prima mio padre e mia madre, tutti cattolica. Adesso io ho 37 anni, è arrivato 37 anni cattolico. Mio padre è presidente della comunità, mio villa. Se 4 anni tu è cambiare, 4 anni cambiare un'altra persona, 4 anni cambiare un'altra persona. Nel momento io non lo so che è successo, perché solo loro parlare. Mio padre, opposizione, che dici? È mio a casa, tutto bene. C'è la cucina, l'acqua, è tutto bene. Nel momento io c'è la bambina, prima perché io lascio lui e lei alla Libia. Perché prima volta la Libia è molto problema, perché Libia portare lei, io non lo so che è successo, dove lei, se lei è molto, perché il libiano ha detto è molto tutto, è donna. Io non lo so, 2019 dicembre, solo ha visto lei e la Facebook, io dico, questo è ragazzo Mary. Oh, io solo chiamare. Pronto? Mary. Oh, Jerry, tu è vivi? Ha detto sì, grazie a Dio, io vivi. Tu è vivi? Perché Libiana ha detto tu è morto? Dove è bambino? Lei ha detto sì, bambino. Chiamare Natasha. Oh, dove? È arrivato 3 anni perché... Io sono arrivato qua, settembre 13, Belbino è arrivato settembre 15, 2 giorni dopo. Tante grazie a Dio. Io sto studiando medicina e chirurgia. Io vengo da Burundi, Africa orientale. Il mio progetto e di stare a fianco a chi soffre, con malattie, lavorare come medico, stare anche aiutare chi ha bisogno. E il mio cuore sta lì, perché lì, qua non avete bisogno di medici, invece lì, anche lì i medici ce ne stanno, però c'è tanto bisogno, tante persone, soprattutto persone umili, persone, c'è tanta povertà. Oltre a fare il medico c'è anche tanto da fare per i malati, aiutare anche chi sta in difficoltà. Sicuramente io posso dire che sto bene, grazie a voi, perché mi avete aiutato a trovare un lavoro, anche studio. Lavorando ci vuole per mantenere i miei studi. Però anche prima di lavorare mi avete aiutato, non mi è mai mancato niente. Ho avuto tutto. Però trovandomi un lavoro sono diventata più autonoma, anche riesco ad aiutare la mia famiglia. Anche ho sorelline, nipote che studiano. Riesco ad aiutare anche loro, mantengo anche a me e sono molto contenta. Rieccoci, siamo a Foggia con Rita, Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus. Stiamo parlando di un bel po' di cose, abbiamo ascoltato anche delle testimonianze, è il momento del tutorial. Rita, anche il tutorial è un po' particolare, vuoi presentarci? Giuseppe è il nostro custode degli orti, lui ci fa vedere come si porta avanti un orto a carattere familiare, e quindi ci farà vedere la raccolta, la zappettatura, quello che sono le lavorazioni solite.
Anche la storia di Giuseppe è molto carina, perché lui viene come ortolano disoccupato, aveva appena chiuso il suo negozio, e poi gli facciamo la proposta di accompagnarci in part time per questa attività degli orti, e lui l'accoglie e va avanti. Vi presento gli orti sociali, sono questi. Se mi seguite vi faccio vedere un po' più da vicino quello che è l'orto sociale, come viene coltivato e qualche ortolano che c'è già nell'orto. Seguitemi che vi dimostro. Vi dimostro un po' com'è la filosofia degli orti sociali. Sono tanti piccoli pezzetti di terra di circa 36 metri quadrati affidati a una persona che lo coltiva in maniera biologica. Se continuiamo questa nostra passeggiata vi farò vedere più da vicino quello che è l'orto sociale e come viene concepito da noi. Prego, seguitemi. Negli orti sociali vi è una varia tipologia di prodotti, come ad esempio questo ortolano che ha deciso di piantare un girasole nell'orto, sia per gustarsi i semi, sia per favorire l'impollinazione da vespe, eccetera, eccetera. Poi questo ortolano ha deciso di piantare dei carciofi. Adesso vi farò vedere più da vicino un orto completo di diversi prodotti. Questo è un orto dove ci sono una grande varietà di prodotti. Qui ci sono le zucchine, ci sono i pomodori che stanno iniziando a maturare, vedi? Questo pomodoro è l'ideale per poter fare già una prima insalata. Ci sono le melanzane, le zucche e poi ci sono dei fagiolini particolari, perché vedi, sono dei fagiolini rampicanti messi su un'impalcatura di canna, quindi un'impalcatura fatta in maniera artigianale, dove ci sono i fagiolini che quando raggiungeranno la maturazione verranno raccolti. Adesso vi mostro un altro tipo di orto dove, oltre ai prodotti, è un orto dove l'ortolano gli piace il colore, c'ha dei fiori. Venite e vi mostro questa bella pianta di fiori. L'ortolano gli piacciono i fiori, gli piace il colore, ma c'è anche un altro motivo, per l'impollinazione delle piante, quindi per favorire le api, i calabroni, affinché tutto il resto si impollina. Questo è l'orto sociale, non è soltanto pomodoro o fagiolini che abbiamo visto prima, ma anche decorazioni e fiori. Rieccoci, ennesima testimonianza molto interessante, anche se in diretta, attraverso quello che è stato la spiegazione di un qualcosa che magari a molti di noi, mi metto anche io in prima linea, è qualcosa di lontano, la terra, insomma, che viene dalla città. Quindi davvero piacevole ascoltare Giuseppe, soprattutto dopo la tua presentazione. E Rita, siamo ai saluti, ai ringraziamenti, vi ringraziamo per averci accolto e non so se per caso vuoi lanciare un ultimo messaggio ai giovani che ci ascoltano nello spirito del nostro programma, per cercare di alimentare in loro una speranza che possa essere, per quanto è possibile, radicata al sud. Io penso che ogni persona ha delle forze incredibili in sé. Bisogna solo avere la capacità di tirarle fuori, guardarsi intorno e trovare le opportunità, perché a volte sono dietro l'angolo e non le vediamo. Per cui basta mettersi gli occhiali giusti.